Si ricomincia, il Gela riprende a sudare in vista del primo impegno del 2017, domenica al Presti, prima gara di ritorno contro il Pomigliano. Comincia, se vogliamo, un nuovo campionato. La conferma giunge direttamente dall'allenatore Pietro Infantino. Le squadre si sono rinforzate, hanno avuto il tempo di lavorare sugli elementi nuovi che hanno inserito nella rosa e inizia un altro campionato e noi dobbiamo essere pronti con le stesse caratteristiche che abbiamo avuto il giorno d'andata, quelle di essere aggressivi, di essere corti, di essere umili, di portare il lavoro quotidiano alla domenica. Solamente questo, dobbiamo rimanere noi stessi. Il tecnico biancazzurro si ritiene soddisfatto di quanto ottenuto nel girone di andata, anche se manca in cascina qualche punto. Per come eravamo partiti, sì, poi strada facendo questi ragazzi hanno dimostrato che se la possono giocare con tutti, magari qualche punto in casa l'abbiamo perso, però c'è il girone di ritorno per recuperare qualche punto e per ripetere questo splendido girone d'andata. La maglia del Gela pesa e come, e i giocatori lo hanno ben capito dal primo giorno. È una maglia importante nel panorama calcistico italiano perché ha fatto campionati importanti, ha un pubblico numeroso, è una tifoseria che ha visto veramente un bel calcio durante questi anni e sicuramente non è da tutti portare questa maglia, nel senso che ci vuole quella personalità, quell'autostima che in tante altre piazze magari ce ne vuole di meno. Per brindare al nuovo anno bisogna battere domenica il Pomigliano, è l'imperativo categorico. Che hanno un punto davanti a noi, e se li scavalchiamo possiamo recuperare quella posizione che avevamo prima. Sicuramente ci sono, dopo le soste ci sono moltissime incertezze perché non sai come riprendi, non sai come affronti la prima dopo tanto tempo che non giochi, però noi batteremo forte per rimanere molto concentrati e per partire forte con le stesse caratteristiche che ho espresso prima.